Siviglia orientale. Un affresco del 1600 ritrae una scena sconcertante. Uno scontro epico tra due importanti divinità induiste che combattono, incredibilmente, a bordo di vere e proprie astronavi. Al loro fianco una moltitudine di dischi volanti attacca dal cielo. Sembra uno scenario da guerra atomica, tratto da un film di fantascienza. Eppure è un'immagine che ha origini molto antiche e che affonda le radici nei testi più sacri dell'induismo. Sono i racconti dei leggendari Vimana, misteriose macchine volanti, utilizzate dagli dei, che i libri antichi descrivono in modo molto dettagliato, tanto da suscitare una domanda. Si tratta solo di racconti mitologici o i Vimana sono realmente esistiti? Nel cielo si videro una massa di nubi. Da loro uscirono lampeggiando missili sfolgoranti. Da un Vimana gigante caddero migliaia di folgori con fortissime esplosioni e centinaia di ruote fiammeggianti. Le forze armate dei demoni Rakshasa avevano la forma di grandi colline circolari, ferme nel cielo. Ma cosa erano realmente i Vimana? Vimana significa un oggetto che attraversa il cielo. Un oggetto che vola, infatti, un aereo, ad esempio, separa in due la volta celeste. Noi induisti abbiamo antichi testi come i Veda e i Purana, in cui sono descritte le battaglie tra dei e demoni. Nei tempi antichi gli dei usavano i Vimana, i carri volanti, per combattere. Non esisteva il carburante, il petrolio o la benzina, e quei Vimana erano trainati da grandi uccelli. Quegli aerei erano fatti di oro e di argento. Potevano trasportare un enorme numero di passeggeri. Volavano tranquillamente nel cielo e potevano arrivare in un attimo a destinazione. Nella tradizione indiana si dà per scontato che i Vimana, i carri volanti degli dei, siano realmente esistiti. Questa convinzione si basa sui testi dell'epica mitologica. Per trovare le tracce dei Vimana nella letteratura, bisogna cercare nelle biblioteche che custodiscono i più preziosi manoscritti indiani. Testi composti in sanscrito antico, incisi su foglie di palma essiccate. Tra i testi sacri che parlano più spesso di Vimana c'è il Ramayana del secondo secolo avanti Cristo. Si parla di un Vimana, un'astronave chiamata Pushpaka Vimana, che fu usato da Rama per andare da Lanka a Ayodhya. La prova della sua reale esistenza è in due descrizioni. La prima è il racconto dettagliato del tragitto tra le due città. La seconda è la visione dall'alto dei territori sorvolati. Sono indizi del fatto che il volo avvenne effettivamente e che il Pushpaka Vimana è esistito davvero. Ma non sono solo le fragili foglie di palma a raccontarci dei Vimana. Tracce ancora più antiche di queste misteriose astronavi sono sparse in varie parti dell'India, scolpite nella pietra di imponenti edifici. Come il tempio Kailash, a circa 300 km da Bombay, dove si scopre una delle raffigurazioni più elaborate di Vimana. Qui vediamo la scena del rapimento di Sita da parte di Ravana, il re dei demoni dello Sri Lanka. Dietro di lui vediamo il Vimana rappresentato come un carro. Il carro è sostenuto da due ruote ed è trainato in volo da quattro cavalli. Ma perché alcuni Vimana sono rappresentati come carri? Per trovare la risposta bisogna trasferirsi nella città di Hampi,
In questa regione, nel XVI secolo d.C., sorgeva il più ricco e potente regno del sud dell'India. Lungo il fiume si arriva a un complesso monumentale dove si trova un incredibile carro degli dei, costruito oltre 500 anni fa. Le ruote, gli assi, i freni, è così perfetto che sembra davvero in grado di trasportare il tempio che lo sovrasta. Ma allora, la parola Vimana potrebbe riferirsi a edifici in grado di muoversi? O si tratta invece di vere e proprie macchine volanti? Dei Vimana non parlano solo i testi antichi della tradizione induista, ma anche un misterioso manoscritto datato 1919. Si intitola Vimanika Shastra, cioè Trattato sulle macchine volanti. E l'autore è un uomo saggio, chiamato Subaraya Sastri. Sastri non sa leggere né scrivere, ma decide di rivelare a un suo discepolo alcuni segreti di un'antica tradizione orale. Il libro, scritto sotto dettatura, contiene descrizioni tecniche di come sono fatti i Vimana, di come vanno pilotati e di come funzionano le apparecchiature di bordo. Tecnologie che non sono immaginabili all'inizio del Novecento e forse neppure oggi. Un pilota deve conoscere a fondo i 32 segreti prima che possa essere considerato capace di pilotare il Vimana. Deve studiare la struttura del velivolo, i mezzi per farlo decollare e salire in cielo, come manovrarlo e in che modo fargli compiere spettacolari acrobazie aeree, senza schiantarsi. Quando Sastri descrive per la prima volta i 32 segreti di volo, siamo all'inizio del Novecento e l'aeronautica si trova ancora a un livello tecnico davvero elementare. Eppure le procedure e le apparecchiature descritte dall'autore vanno ben al di là delle cognizioni tecniche del tempo. E ancora oggi gli esperti di aeronautica rimangono a bocca aperta. I piloti militari che hanno letto queste descrizioni hanno detto che si tratta di tecniche non soltanto paragonabili a quelle dell'aeronautica moderna, ma alcune di esse sono ancora oggi incomprensibili e forse rappresentano qualcosa che va oltre le tecnologie militari attuali. Ruotando la leva nella parte anteriore del Vimana, lo yantra indicherà la direzione da cui si avvicina l'aereo nemico. Sembra esattamente la descrizione di un radar, un apparecchio che però è stato inventato molti anni dopo. Se analizziamo i segreti rivelati da Sastri, le tattiche di volo e di guerra descritte dettagliatamente nel testo, vediamo che molte di queste tecniche sono molto più avanzate del loro tempo, il 1918. Non esistevano allora e neppure oggi. Ciò che colpisce dei racconti sui Vimana è la descrizione accurata di alcuni strumenti di bordo che fanno subito pensare ad apparecchiature moderne, tecnologicamente molto avanzate. Nel Vimana vengono installati degli specchi particolari. Sono il Virupya, dispositivo che modifica le apparenze, lo Shakti Akarshana, che cattura l'energia, e il Vishvakriya, o specchio televisivo, che si monta vicino al pilota perché lui osservi tutto ciò che accade fuori, su tutti i lati. Questi specchi, in realtà, assomigliano molto a un sistema televisivo avanzato. Ma l'invenzione della televisione risale solo al 1925, 7 anni più tardi la stesura del libro Vimanika Shastra. C'è qualcosa che non torna. Sono menzionate così tante apparecchiature, ma cosa erano in realtà? E come erano utilizzate? Secondo quanto si legge nel libro di Sastri, i Vimana non assomigliano affatto ai rudimentali aeroplani dei primi del Novecento. Hanno piuttosto una forma e una dotazione tecnologica che li rende molto più simili ad astronavi. Il Trattato sulle macchine volanti non contiene solo le rivelazioni del vecchio saggio Sastri,
ma è corredato anche da una serie di illustrazioni tecniche disegnate nel 1923 da un giovane ingegnere di Bangalore, di nome Ellappa. I disegni mostrano quattro tipi diversi di Vimana e appaiono molto dettagliati, con indicazioni a margine sui meccanismi, le dimensioni e le funzioni dei componenti dei Vimana. Ma si tratta di progetti attendibili? Potrebbero davvero volare velivoli costruiti in questo modo? Per scoprirlo abbiamo interpellato un esperto di ingegneria aerospaziale dell'Università di Bangalore, il professor Mukunda. Mukunda è stato il primo a studiare l'attendibilità scientifica delle descrizioni sui Vimana fatte nel libro di Sastri. Se prendiamo in esame Rukma Vimana, questo velivolo dovrebbe misurare 30 metri di altezza e 30 di diametro. Sembra avere quattro motori su quattro lati che lo rendono in grado di muoversi e altri motori sulla parte superiore per spostarsi in verticale. Direi che è frutto di una grande fantasia. Per quello che posso vedere, farlo funzionare in questo modo mi sembra estremamente difficile. Io credo che non fossero disegni fatti per un uso scientifico. Non gli dovrebbe essere data troppa importanza, perché sono quasi sicuro che Ellappa non abbia mai visto un aeroplano in vita sua, perché a quel tempo non ce n'erano in India. Secondo la scienza, dunque, questi disegni sarebbero semplicemente riproduzioni ingenue dell'idea di un aereo o di un'astronave. I disegni fatti da Ellappa sono probabilmente frutto della fantasia di un disegnatore inesperto che si è basato su informazioni scarse e di difficile interpretazione. Ma alcuni dettagli si sono rivelati molto interessanti. Non è possibile fabbricare un intero Vimana sulla base dei dati che troviamo nel Vimanika Shastra, perché le informazioni sono insufficienti. Ci sono tuttavia descrizioni molto dettagliate di particolari macchine, chiamate Yantra, congegni utilizzati a bordo dei Vimana. È possibile fabbricare molti dei materiali descritti e alcune delle apparecchiature realizzate con quei materiali. Negli ultimi anni alcuni scienziati indiani hanno studiato il Vimanika Shastra per capire se si tratta di un libro di pura fantasia o se esistano riscontri concreti. A Bombay, un esperto di nanotecnologie, il professor Sharon, analizzando il Vimanika Shastra, ha scoperto qualcosa di straordinario: la formula di fabbricazione di un materiale chiamato Chumbak Mani. Sabbia bianca, semi di anacardo, fiore di clerodendro, zanna di elefante, foglie di senna, zoccolo di bufalo, mercurio, cannella, rame. Più che di una formula chimica, la descrizione sembra quella di una pozione magica. Penso che loro conoscessero gli esatti componenti chimici presenti in questi ingredienti naturali. Incredibilmente il professor Sharon è riuscito, con i componenti descritti nel Vimanika Shastra, a fabbricare davvero i due elettrodi e il liquido che formano il Chumbak Mani. Si tratta di una cella fotovoltaica davvero funzionante, un vero e proprio antenato dei moderni pannelli a energia solare. Nel Vimanika Shastra c'è la descrizione di un televisore, c'è la descrizione di un radar, c'è la descrizione di un missile, c'è addirittura la descrizione di un condizionatore e tantissime altre apparecchiature che allora non esistevano. Gli aeroplani dovevano esistere. Loro dovevano sapere come fabbricare gli aerei, dovevano conoscere i componenti che sono tutti descritti nel libro. Un'altra conferma è quella che arriva dalla ricerca effettuata a Hyderabad dal dottor Prabhu, uno scienziato indiano che è riuscito a scoprire e studiare i manoscritti originali di Sastri. Attraverso l'analisi del testo ha potuto sintetizzare e brevettare cinque nuove leghe di metallo finora sconosciute,
e realizzare il modello di un particolare congegno meccanico che permetteva al Vimana di cambiare rapidamente traiettoria. Gli indizi che ci arrivano dal Vimanika Shastra e dagli esperimenti fatti sono entusiasmanti. E viene da chiedersi cosa si potrebbe ancora scoprire se tutto il sapere ancora nascosto nei manoscritti e nelle tradizioni orali dell'India venisse studiato e interpretato. Ma allora, sono davvero esistiti i Vimana? Non possiamo escluderlo con certezza, ma prima di dare un giudizio definitivo, bisogna tornare a contemplare questo incredibile affresco del 1600. In questa scena, il dio Rama, da una parte, e il demone Ravana, dall'altra, si scontrano in una battaglia epica. Un esercito di dischi volanti segue l'astronave madre, quella che trasporta il dio, sparando missili e raggi di luce. Un'immagine sorprendente che per noi occidentali ha un significato puramente mitologico, ma che per molti indiani rappresenta una pagina della propria storia antica, un frammento di un sapere ormai perduto. Nel cielo si videro una massa di nubi. Da loro uscirono lampeggiando missili sfolgoranti. Da un Vimana gigante caddero migliaia di folgori con fortissime esplosioni e centinaia di ruote fiammeggianti. Le forze armate dei demoni Rakshasa avevano la forma di grandi colline circolari, ferme nel cielo.